delle attività economiche, agevoli l'attività delle persone nei confronti delle quali è stata proposta o applicata la misura di prevenzione, o altrimenti sono al 416 bis, 629, estorsione, usura e altri reati del codice penale, allora in quel caso si può fare l'amministrazione giudiziaria. Questa è la normativa vigente. Noi cosa vogliamo fare con questo emendamento? E qui mi rivolgo anche al Governo che in Comitato dei Nove ci ha chiesto eventualmente se avevamo delle proposte alternative a quello che è diventato il testo in Commissione. Il testo in Commissione trasforma questa Scusano le soluzione. muti. Colleghi, non è possibile però, lo dico a tutti, a cominciare da chi è più vicino al collega Muti. Muti, per favore, abbassate il tono della voce. Prego, Lorenuti. Sì, dicevo, il testo della Commissione, quindi quello che stiamo esaminando, invece cosa fa? Direttamente dopo le prime indagini, nonostante non ci siano abbastanza elementi e nonostante, ripeto, il caso è quello in cui queste persone non per le quali non ricorrono i presupposti per l'applicazione delle misure di prevenzione, fanno direttamente l'amministrazione giudiziaria. Cioè, visto che lo scandalo di Palermo ha evidenziato come attorno all'amministrazione giudiziaria e agli amministratori giudiziari, insieme al Tribunale di Prevenzione di Palermo, si era creato un altro piccolo gruppo che gestiva i beni e le aziende come fossero cosa loro, riteniamo che sia corretto, e chiedo anche al Governo, dare un'arma così forte quando non ci sono neanche i presupposti per le misure di prevenzione? Cioè, mi sembra quasi voler dare un'arma troppo forte rispetto a quella che è la situazione del caso dell'emendamento, che nel testo di legge. Quindi, cosa proponiamo noi? Lo dico al relatore e al governo per spiegare la logica dell'emendamento. Diciamo, all'inizio ci sono delle indagini della Guardia di Finanza. Per queste persone non ricorre il presupposto per l'applicazione delle misure di prevenzione. Come da testo vigente è attuale, quindi per esempio il caso dell'Italgas è attualissimo, si fanno ulteriori indagini della Guardia di Finanza. Se da queste indagini ci sono grossi elementi per fare l'amministrazione giudiziaria, allora si fa l'amministrazione giudiziaria di quell'azienda. Altrimenti si ricorre a uno strumento che è stato introdotto con l'articolo successivo, il 34 bis, che noi richiamiamo in questo emendamento, che è il controllo giudiziario, cioè che non è così forte come l'amministrazione giudiziaria, ma comunque è un controllo dell'azienda dal punto di vista dei bilanci. In questo modo si ha diciamo, un livello graduale dell'azione nei confronti di queste aziende e non si passa direttamente all'amministrazione giudiziaria. Quindi ulteriori indagini della Guardia di Finanza, controllo giudiziario in caso ci siano alcuni elementi e solamente se ci sono sufficienti elementi abbastanza evidenti e grossi, allora si va all'amministrazione giudiziaria. Fatto come è formulato in questo momento significa ripetere, anzi dare, probabilmente non ci si è resi conto di questa situazione, significa dare in mano a quello che è il sistema Palermo la possibilità di andare subito a fare l'amministrazione giudiziaria di queste aziende. Secondo noi dovremmo andare in una direzione, non dico opposta, ma quantomeno fare una proporzione rispetto ai casi evidenziati nell'emendamento e nel testo. Non è possibile che si passi, colleghi, direttamente a un'amministrazione giudiziaria senza fare ulteriori indagini alla Guardia di Finanza. Consideriamo, Presidente, che al momento il testo vigente prevede le ulteriori indagini alla Guardia di Finanza e solo successivamente l'amministrazione giudiziaria. Invece in questo caso non si fanno ulteriori indagini e nonostante non ci sono abbastanza elementi si fa l'amministrazione giudiziaria. Questa è un'arma molto pericolosa che può essere utilizzata in maniera errata. Grazie, Presidente. Grazie a lei. Non ho altri iscritti a parlare. Con il parere contrario del relatore di maggioranza e del governo, 10.1 Nuti, la votazione è aperta. Chiedo scusa, revoco la votazione. Onorevole Sibilia, però io non. Cioè, beh, onorevole Nesci, prego. Sa qual è il problema, onorevole Sibilia? Se io ho 5 persone davanti a onorevole Nesci, io non riesco a vedere se non riesce ad alzare la mano. Prego, onorevole Nesci.
Sì, grazie Presidente. Allora, su questo nostro emendamento sarebbe il caso che i relatori si esprimessero, ma anche il rappresentante del Governo, proprio per evitare che l'amministrazione giudiziaria venga utilizzata in maniera impropria e senza i dovuti approfondimenti. Più volte è stato segnalato dai colleghi che hanno seguito bene il provvedimento in Commissione Giustizia come questo provvedimento, a causa dei lavori che ci sono stati nelle commissioni competenti, non si è avuto il tempo nemmeno di approfondire alcune eventuali lacune di questo testo. Allora,